Benvenuti a Per le Scale, racconti inediti e voci dal passato. La passeggiata. Buongiorno, Erminia. Buongiorno, Gustavo. Come sta? Bene, cara, e lei? I suoi dolori sono passati? Sì, finalmente. Molto riposo e non sento più nulla. Come sta la sua creatura? Guardi che faccia fa. Non ne voleva sapere di uscire di casa. Ogni volta devo tirare il guinzaglio per smuoverla. Non me lo dica. Stamattina mi sono messo davanti alla porta e lì sono rimasto finché il mio cucciolo non ha capito che era tempo della passeggiata. Quando sono piccoli sono ancora più cocciuti. Ha proprio ragione, Erminia. E mi dica, i suoi hanno poi avuto la cucciolata? Certamente! Dovrebbe vedere che piccoli batuffoli cicciottelli! Però, da quando sono nati, lei non esce più. Talvolta se ne sta dritta davanti al portone e mi fa uscire da sola. E pensare che in passato, quei tempi, mi seguiva dappertutto. Capisco. Ne sono molto dispiaciuto. Il mio umano, invece, mi tratta come un re. Consideri che mi ha acquistato anche un passeggino per quando piove. Sa che detesto bagnarmi le zampe. Avete ascoltato La passeggiata, serie Le pillole antiansia, scritto da Cecilia Bottoni, letto da Marianna Chierici, realizzato da Dirge. Se vi è piaciuto il racconto, lasciateci un like e iscrivetevi al canale.